Buongiorno, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei farvi vedere come realizzare questo gelato al caffè assolutamente light, perché non c'è latte, non c'è panna, non c'è assolutamente nulla se non caffè solubile, zucchero e acqua. Andiamo subito a vedere come si realizza. Gli ingredienti che occorrono per preparare questo gelato light al caffè sono 2 cucchiai di caffè solubile, 6 cucchiai di zucchero e 120 ml di acqua. Realizzare questo gelato light al caffè è veramente semplicissimo. Bisognerà semplicemente unire tutti gli ingredienti e poi con le fruste elettriche andare a montare tutto il composto. Quindi noi andiamo a mettere nella nostra terrina 2 cucchiai di caffè solubile. Poi andiamo a mettere 6 cucchiai di zucchero, vedrete che è una cosa veramente alla portata di tutti e facilissima. 6 cucchiai di zucchero. Andiamo poi ad unire l'acqua allo zucchero e al caffè solubile, magari possiamo mescolare un pochino a mano prima di andare ad agitare con le fruste elettriche. Adesso dobbiamo montare tutto con le fruste elettriche. Io utilizzerò questo coperchio per evitare appunto di inondare la cucina di caffè. Ok, adesso che comincia a montare, tolgo il coperchio così lo lavoro meglio. Ecco ragazzi, guardate quanto è montato, semplicemente con acqua, zucchero e caffè solubile, niente panna, niente latte. È una cosa veramente light, vi assicuro che è soffice, si monta che è una meraviglia e si mantiene nel tempo. Adesso, siccome noi stiamo facendo un gelato, quello che andremo a fare è mettere questo composto all'interno di una vaschetta del gelato vuota e poi lo andiamo a mettere nel congelatore. Quindi io prendo una vaschetta del gelato. Io ho una vaschetta del gelato Valsoia perché utilizzo molto i prodotti Valsoia e soprattutto il gelato io lo utilizzo di soia anche se non sono intollerante al latte, però mi piace di più ed è più leggero. Quindi per me questo gelato al caffè soltanto con l'acqua e lo zucchero è la cosa ideale. Lo andiamo a mettere nella vaschetta. Adesso che lo abbiamo messo nella nostra vaschetta, abbiamo 2 possibilità. O lo lasciamo così e lo andiamo a congelare, oppure possiamo mettere sopra delle scaglie di cioccolato, se vi piace il cioccolato, ovviamente. Io lo lascio così questa volta, metto il coperchio e lo vado a mettere nel congelatore. E il nostro gelato al caffè è pronto.